quella capanna là è stata la prima che hanno portato via una mola e una saldatrice. Poi dopo un'altra laggiù a quelle case, ma lì non so quello che hanno portato via. Poi da noi, e poi da noi contemporaneamente sono entrati di là. Una decina di furti in una manciata di giorni, nelle mire dei malviventi, motozappe, decespugliatori, strumenti da lavoro ed addirittura ruote, un vero e proprio assalto alle campagne di Campolucci, periferia aretina. Nella mia capanna c'avevo una motosega, me l'hanno portata via, c'avevo un decespugliatore, me l'hanno portato via, dal confinante, hanno tagliato la rete e hanno portato via una bicicletta e un decespugliatore. È un continuo, nel paese così, hanno fatto il giro, ormai c'è da rubare più niente. La banda avrebbe sempre agito di notte, intrufolandosi nei capanni anche poco distanti dalle abitazioni per far razzia di strumenti, poi la fuga senza lasciar traccia. Noi la mattina si è trovato questo affare, quello di notte. Io verso le 4 ho sentito i cani abbaiare e ho detto con mio marito, si era svegli, dico vai c'è qualcos'altro. Ed infatti la mattina ci siamo alzati, c'era la sorpresa. In un caso i malviventi sono riusciti a portare via addirittura le ruote di un'automobile. Era in 4 pozzi. Con 2 legni messa su e si è trovata così, sabato mattina alle 8. C'è un danno dai 2.500 a 3.000 euro. Ora, se uno le rimette, che succede? Siamo da capo un'altra volta? Ovviamente sale la preoccupazione tra i cittadini. Non c'è più, vai a letto sempre con... Ah, noi... Sento un rumore.